Ciao! Benvenuto a questa nuova lezione di storia. Oggi scopriremo cosa sono le tracce e conosceremo i vari tipi di tracce o fonti. Come sai, il signor Tempo è il mago dei cambiamenti. Si diverte molto, soprattutto nel cambiare le specie viventi. Cioè, tutto ciò che nasce, cresce, si riproduce e muore. Sai anche che il signor Tempo è instancabile, inarrestabile. Lo sai? Esistono tracce lasciate dalla natura o dall'uomo per testimoniare una storia del passato. Queste tracce si chiamano fonti. Andare alla ricerca delle tracce, e cioè delle fonti, è importante per ricostruire una storia vera. Ad esempio, per ricostruire la tua storia personale, di te che sei stato piccino e che ora stai crescendo. Per ricostruire una storia vera, innanzitutto bisogna ricordare quello che è successo. Quando però è passato molto tempo, i ricordi non sono più chiari e bisogna trovare altre informazioni, cioè tracce o fonti che testimoniano quello che è successo. Abbiamo dunque bisogno di avere delle prove o degli indizi. È così che lavora uno storico: ricerca le tracce diventano fonti. Le fonti diventano documenti quando sono delle prove. Le fonti possono essere di diverso tipo. Esistono le fonti orali, le fonti visive, le fonti materiali e le fonti scritte. Le fonti orali sono i racconti a voce, le testimonianze delle persone che hanno vissuto gli avvenimenti del passato. Le fonti visive sono immagini, fotografie, filmati che illustrano fatti e situazioni del passato. Le fonti materiali si chiamano anche reperti. Sono oggetti del passato che danno informazioni su un determinato periodo. Le fonti scritte sono documenti ufficiali, certificati, attestati o testi scritti di vario genere che riferiscono fatti avvenuti nel passato. Ora lavora sul quaderno, crea il tuo schema delle fonti. Alla prossima lezione!